Ciao, qui Eli Prandi e stiamo per aprire qualche bustina di nuovi Gormiti Legends. Ma prima, se volete vedere un sacco di video dedicati ai giocattoli e tantissimi dedicati ai Gormiti e ai vecchi Gormiti, li trovate qui sul nostro canale, quindi potete cliccare sul bolino blu Eli Prandi e iscrivervi. Giocattoli per tutti. Noi in realtà siamo vecchi per i Gormiti, ma siccome ci piacciono i giocattoli, la nostra collezione non ha nulla a che vedere con la nostalgia, i Gormiti sono sempre stati una serie fantastica e non ce li siamo fatti mancare. Allora, abbiamo già pubblicato un video su due dei lord della nuova serie Gormiti Legends, abbiamo espresso le nostre opinioni, trovate il video qui sempre sul nostro canale. Oggi diamo un'occhiata ai personaggi normali, quelli venduti in bustina. Abbiamo pagato queste bustine 4,90€ l'una in un negozio di giocattoli, tra l'altro uno nel quale andiamo da quando eravamo bambini, pensate un po', questo è il prezzo. Non sono economici, ma è il prezzo di vari altri personaggi in bustina e il prezzo degli altri Gormiti contemporanei. Dunque, bando alle ciance, diamoci all'apertura di queste bustine. Siccome c'è del metallizzato, credo che farà impazzire la telecamera del mio telefono, non importa. Qui abbiamo un nuovo logo Gormiti, vediamo alcuni dei mostri della collezione e già abbiamo visto in altri video e insomma dalle illustrazioni che probabilmente saremmo più contenti dei design dei personaggi minori rispetto a quelli dei Lord. E qui tutti quanti i Gormiti per ora disponibili, 3, 6, 9, 12 diversi, ognuno disponibile in due colorazioni diverse, quindi diciamo 24, ma anche se per noi sono comunque 12, tutti i personaggi che erano già stati pubblicati in passato nelle vecchissime serie di Gormiti nate nel 2005. Allora, apriamo la prima busta. Qui abbiamo un volantino, ecco qui, con le istruzioni sul gioco di Gormiti con il numeretto sotto al piede, ok, e qui abbiamo una checklist di tutti i personaggi disponibili, qui li vediamo ognuno di essi nelle due colorazioni. Per i quattro popoli, ecco qui, il popolo della foresta, del mare, della terra e lava, magma. Io potrei dire delle castronerie perché non riuscirò mai a memorizzare i dettagli della mitologia dei giochi, io vado matto per il giocattolo in sé. Ecco qui, Gormiti Legends, questa è la carta del primo che abbiamo trovato, che sarà Tenaglia il Terribile. Carina l'illustrazione, un rendering 3D, eccolo qua. Questo è il nostro personaggio, ognuno di essi quindi è contenuto dentro una sorta di guscetto di plastica. Ecco il nostro Gormita, è in plastica semitrasparente sul quale hanno messo i toni di colore. Tenaglia il Terribile, molto carino, in realtà è molto molto ben fatto. Il design viene dal passato ma è stato reso molto molto bene, tra poco li vedremo anche paragonati con le versioni più vecchie. Molto carino. Allora, 4,90€ decisamente non sono pochi. Noi che siamo vecchi non dobbiamo pensare ai vecchi exogini. I vecchi exogini erano probabilmente un quinto come volume di questi qui, e non solo, erano stampati con un semplice stampo bivalve, non avevano applicazioni, non erano composti di più parti, insomma erano un prodotto dalla complessità e dalla qualità estremamente inferiore rispetto a questi, quindi non possiamo paragonarli come prezzo. Ecco il nostro primo Gormita, il primo di quelli piccini. Allora, apriamo questo. Qui abbiamo è già uscito lui, che è bellissimo. Vediamo la sua carta. Quello che manca tanto rispetto ai Gormiti del passato è una descrizione del personaggio. Abbiamo solamente il nome, purtroppo. Strapparami. Ecco il nostro Strapparami. Bello, è bello. C'è poca pittura, veramente, giusto l'essenziale, ma è composto di molte parti in plastiche di colore diverso. Quindi il risultato è che il personaggio è variopinto come dovrebbe. Bello, bellissimo, posa molto dinamica, dettagliato, Strapparami. E di nuovo i design fantastici dei Gormiti vengono dalle prime serie. Questo è lo scopo di Gormiti Legends, riprendere i Gormiti del passato. Molto bello. Questi tra l'altro hanno, rispetto ai Lord che abbiamo mostrato, hanno pregio di aver conservato
il tratto distintivo dei vecchi gormiti, quello di non essere edulcorati per i bambini, rimangono mostruosi come li vorremmo. Allora, ecco qui, abbiamo qui Aracno il crudele, ok? Mettiamo qua la sua carta ed ecco il personaggio. Vediamo se riusciamo a estrarlo, perfetto. Notiamo subito, ma è già stato notato da tanti altri canali, che abbiamo due braccia in più rispetto al vecchio e ci stanno benissimo. Aracno il crudele, anche lui fatto molto molto bene. Bello. Ok, piedoni belli ingombranti, così lui rimane ben piantato a terra. Tra poco vedremo anche che sono più grandi dei vecchi gormiti, sono grossi più o meno quanto erano i lord delle serie del passato. Qui abbiamo questa è metallizzata, quindi uno dei metal che non avremmo voluto trovare. Queste ricolorazioni non ci fanno impazzire, quindi la carta stessa è più spessa delle altre e ha questo effetto metallizzato cangiante particolare, più bello sulla carta che sul personaggio. Naturalmente, giusto, si tratta di Florus l'avvelenatore, bello questo nome, peccato non avere più la descrizione. Allora, vieni fuori, anche perché Florus l'avvelenatore comunque era uno dei buoni. Queste sono le particolarità dei gormiti. Eccolo qui. Possiamo apprezzarne le forme e i colori non così tanto, ma pazienza. Bellissimo come è stato reso. Comunque, se vedete, tutte queste foglie spuntano dalle sue scapole. Bello. Le vene sugli avambracci, Florus. È molto carino, bello. Allora, io direi che adesso cercheremo di fare un salto nel passato. Ecco i nostri gormiti Legends vicino ai loro alter ego della prima serie, insomma la primissima rappresentazione di questi personaggi del 2005. Qualcuno avrà già notato che il nostro vecchio Florus è monco, purtroppo ha perso una manina, dobbiamo recuperarne uno in condizioni migliori. La prima serie di gormiti aveva un sacco di potenziale, un sacco di genialità nel concept, nei loro design, però andavano un pochino rifiniti meglio, diciamo così. E il nostro nuovo Florus chiaramente mantiene le caratteristiche vecchie, ma è stato reso molto meglio. Eccolo qui, vediamo, questo è il nostro strapparami, guardate quanto era sempliciotto una volta. Di nuovo l'idea era brillante, i concept, i design di gormiti sono già nati fantastici, però soprattutto poi grazie poi al coinvolgimento di Gianfranco Nerietto che li ha ridisegnati rispetto alla prima serie, sono diventati veramente sensazionali, partivano già brillanti grazie alla mano di Vanni Milli e alla sua incredibile fantasia. Allora, ecco qui il nostro Aracno, e lui è diventato molto più complesso chiaramente. Questo vecchio era minuscolo, guardate com'era magrolino, e il nuovo è molto più massiccio. E qui abbiamo ancora Tenaglia, e di nuovo, quello recente è molto più complesso, carino però vederlo rispetto a paragone con la sua prima versione. Questa è la storia di Gormiti. Ecco, in realtà già in passato la serie Energeia riprendeva i design della prima e questa volta li trattava un po' meglio, sono più forti, più possenti, più grossi rispetto a quelli della prima serie. Ecco qui i nostri gormiti in versione Energeia. Direi che a livello di design qui erano già definitivi, cioè qui avevamo già il giocattolino esattamente come avremmo potuto desiderarlo. Sono fantastici, la serie seconda e Energeia credo siano stati l'apice nel mondo dei gormiti. Guardate, questo è bellissimo, il suo volto mostruoso, questi erano i buoni, ma è bellissimo. Poi qui abbiamo Florus, già fantastico, tutta la sua texture di legno, bellissimo. E qui Tenaglia, guardate come hanno conservato la posa di Tenaglia rispetto alla versione Energeia, molto molto simile. E appunto era già bellissimo, questo nuovo ancora più grande, ancora più dettagliato, bello. Le dimensioni, vediamo che i nuovi Gormiti Legends sono più grandi dei vecchi, sono più o meno grandi quanto i loro
Lord. Bene. E per concludere, eccoli accanto ai loro Lord. Beh, una piccola selezione di essi. Come già è risaputo, è cambiata la scala rispetto al passato, quindi non abbiamo la serie di personaggi da bustina con piccoli gormiti e Lord un po' più grandi, e poi versioni degli stessi personaggi in 5 pollici per i Lord e 8 centimetri, ragioniamo in centimetri, 12 centimetri per i Lord e 8 centimetri per i gormiti semplici. Questo era il passato. Adesso invece abbiamo solamente una scala, diciamo così, e in questa scala i gormiti semplici li troviamo in bustina, mentre i loro Lord sono alti 7 cm articolati e sono venduti in blister. Eccoli qui, un gormita normale accanto al suo signore, questa è la proporzione che hanno. Bene, dunque abbiamo voluto prenderne giusto un assaggio, ma sono molto carini, decisamente ben fatti, ben realizzati e sono degne rappresentazioni dei design ormai classici, dei vecchi gormiti. Quello che ci è mancato nei Lord era proprio l'aspetto mostruoso, sono stati resi come dei super deformed con queste teste grosse che sembrano seguire la tendenza triste contemporanea di adattare tutto quanto ai bambini, rendendolo vistosamente sciocco, mentre non è necessario che un giocattolo per bambini abbia un aspetto sciocco, e ne erano ben consapevoli i creatori dei vecchi gormiti. Questi mostri così orribili erano già nati per i bambini, senza necessità di camuffarli con proporzioni ridicole. Questi erano i vecchi, no, beh, gli altri erano i vecchi gormiti, e questi ne sono degne rappresentazioni, quindi contenti che abbiamo mantenuto questo aspetto, almeno nei gormiti più semplici, più piccini, ben fatti. Bene, questo era giusto un assaggio. Li trovate in edicola, chiaramente si possono trovare online, si trovano nei negozi di giocattoli, a quanto pare per adesso Amazon sembra essere l'ultimo posto dove comprare gormiti Legends, sono ancora molto costosi lì. Dunque, se il video vi è piaciuto potete cliccare su mi piace, qui questo ci aiuterà un sacco, ci farà capire che è il caso di continuare questa nostra buffa attività, e siamo contenti che siete arrivati fino a questo punto del video. Continueremo a recensire giocattoli e anche gormiti, e anche gormiti di quelli classici delle vecchie serie, ne andiamo matti, ne abbiamo un bel po', ma qui troverete giocattoli di generazioni diverse, ce ne sono un bel po'. Di nuovo grazie a tutti, e potete iscrivervi cliccando qui sul bollino blu, li prendi, ciao.